Sì, grazie Presidente. Mi scuso innanzitutto ecco, per il mio tono di voce, purtroppo devo tenerlo in questa modalità e con questa tonalità. E sì, come ha detto il consigliere De Priamo, il tema appunto della discarica di Nerti su Via Laurentina, chilometro 11.200, denominata anche ex Cava Covalca dai cittadini della zona di Vallerano e appunto dell'area. È un tema, insomma, ecco, che sta destando molta preoccupazione da parte chiaramente i comitati che vivono lì in zona, ma anche per tutti gli altri cittadini. Abbiamo affrontato sin da subito questa questione in commissione ambiente, appunto affrontandola ben 2 volte. Aspettiamo la prossima conferenza di servizi per affrontarla una terza volta, una commissione richiesta a gran voce con un grido d'allarme da parte dei comitati di quartiere del territorio, da parte del municipio Nono, insieme alla consigliera Agnello che insomma più volte ha sollecitato questa commissione e anche da parte del consigliere De Priamo. Perciò ecco, c'è una trasversalità su questa questione. La politica non si sfila da questo tema, insomma, un tema comunque molto sensibile che riguarda anche la salute e la preoccupazione dei cittadini, dove questa discarica che già è esistente, ma che, come ha sottolineato il consigliere De Priamo, la società diciamo, è proprietario appunto di questo sito, ha richiesto l'ampliamento passando da 48.000 metri quadrati di discarica a 82.000 metri quadrati, perciò quasi un raddoppio effettivo. Su questo chiaramente sono intervenuti gli uffici, ricordiamolo, la società ha presentato una normale richiesta di valutazione di impatto ambientale, insomma, come prevede appunto la legge del testo unico ambientale, e i vari uffici competenti, appunto Regione Lazio, ARPA, uffici di Roma Capitale, Città Metropolitana, Sovrintendenza, Soprintendenza statale, insomma, ecco, ognuno appunto ha espresso il proprio parere tecnico. Noi esprimiamo quello che è il parere politico, cioè appunto accogliamo le richieste e appunto, come dicevo, anche il grido di allarme e di preoccupazione da parte dei cittadini con una contrarietà alla realizzazione e all'ampliamento sostanziale, ecco, perché poi appunto c'è una variante sostanziale da affrontare, perciò parliamo anche di un procedimento tecnico-burocratico abbastanza complessa. Ecco, noi su questo, come abbiamo detto in commissione ben 2 volte, ecco, ci opponiamo a questo ampliamento, siamo ben vigili, insomma, ecco, su questa questione proprio per la tutela dell'ambiente, la tutela anche e la salvaguardia, insomma, ecco, del sito, che è comunque un sito di carattere ambientale e anche di biodiversità molto, molto complesso e che richiede un'attenzione da parte sicuramente della Commissione Ambiente, ma anche delle altre forze politiche, insomma, che non sono all'interno di questa Commissione. Perciò, su questo, Presidente, noi abbiamo presentato anche 2 emendamenti, sono stati inviati appunto alla segretariato come richiesto da lei, e perciò ecco. Ringrazio ancora i firmatari. Io vorrei anche apporre ecco, la mia firma, Presidente, se è possibile. So che anche gli altri miei colleghi lo vorranno fare, appunto per dare un segnale oltre alle 2 commissioni, ma anche un segnale di indirizzo d'aula. Grazie, Presidente, per la parola.